eccomi alla soglia dei 46 anni a dovermi reinventare una nuova attività e una possibilità di nuovo lavoro qua a Pantelleria. E per tanti anni ho fatto il ristoratore di pizzerie, ristoranti, il gestore. Per anni siamo stati in società con i miei fratelli all'interno di un ristorante che peraltro è uno dei migliori di Pantelleria, che è Le Cale, in una location meravigliosa. Abbiamo deciso di continuare la strada delle cale per come la propria impostazione, cioè un ristorante di mare, ma anche la mia cucina itinerante, cioè pesce crudo o cotto, panini imbottiti e comunque tutto quello che riguarda la cucina tradizionale siciliana. L'idea di questo Cook Truck Food nasce dalla possibilità di poter dare ai villeggianti o comunque agli abituali frequentatori dell'isola la possibilità di avere una cucina itinerante ed eventualmente una cucina in posti dove non esiste una ristorazione. È nato dalla mia esperienza in cucina, ideato e creato in collaborazione con un mio amico, un saldatore professionista. Abbiamo acquistato un carrello targato e omologato per il trasporto di attrezzatura. Vi è stata saldata una struttura in acciaio inox omologata e sulla struttura in acciaio sono state posizionate delle attrezzature a norma CE, come una friggitrice elettrica, dei contenitori in acciaio acquistati prima per poterli dimensionare in funzione della cucina che va fatta, del tipo come in questo caso si allunga, quindi si può posizionare il contenitore in acciaio in verticale o in orizzontale ed eventualmente aggiungerne altri più piccoli fino al minimo esistente in commercio. Una cucina professionale a sei fuochi che permette di posizionare pentole, padelle comunque di più dimensioni per poter fare dal primo fino a dei secondi. Questa è la zona, diciamo, fuochi. Sotto la cucina c'è una piccola cambusa dove poter eventualmente dislocare dei materiali che possono servire durante le fasi di lavorazione. Un tavolinetto a scomparsa per poter posizionare dei barattoli o chissà che ha, una fessura per poter buttare l'organico durante la preparazione dei cibi, una mensola ribaltabile da una parte e dall'altra per poter mettere verdure, quindi per la preparazione, barattoli, salsine, un piccolo piano di lavoro, legno vetrificato, una serie di scomparti, comparto bombole e naturalmente spazzatura, un posizionamento per una macchina centrifuga per fare i centrifugati, delle mensole per appoggio e un lavandino scomparsa per la pulizia delle mani con un sistema di una pompa di sentina. Ci troviamo all'interno del laboratorio della Sea Chef, il laboratorio che serve per la preparazione dei prodotti da poter portare sopra il truck food o il cooking food. Tutta la preparazione avviene all'interno di questo laboratorio, di questi due piccoli spazi. Acquistando sempre prodotto fresco e giornaliero, comunque non abbiamo bisogno di grossi spazi per il deposito dei prodotti. Svolgiamo questa attività dalle 5 di mattina fino a tarda sera alle 8. Collaborano con me dei ragazzi, dove uno è addetto principalmente alla panificazione, quindi alla preparazione della rosticceria, e un'altra per la preparazione di creme e derivati, o comunque tutto quello che riguarda la preparazione di quello che possono essere le salse da poter portare nel truck food. Praticamente questa è la zona rosticceria, comunque salato, dove noi prepariamo lo sporzionamento del pesce, le eventuali salse e i condimenti che portiamo dietro. È attrezzato con banchi frigo, congelatore sia a colonna che a banco, un fry top per le piccole grigliate, un forno rosticceria, un forno a convenzione, un abbattitore necessario per questo lavoro, una piccola friggitrice e altra mini attrezzatura tipo delle piastre a induzione, dei frullatori e dei mini pinner. Abbiamo voluto scegliere proprio tutta attrezzatura da banco e non fissa per il semplice fatto che anche queste servono per poter andare all'interno di case private, essere facilmente trasportabili ed eventualmente sistemabili in piccole zone o aree a disposizione dei clienti, ove non arrivasse il truck food. Questa è la parte dolceria, reparto dove noi abbiamo tutti gli stampi per poter preparare i dolci sempre per il truck food o eventualmente per le cene,
una planetaria per la preparazione appunto degli impasti sia salati che dolci, una macchina sottovuoto, una piccola piastra induzione, un altro frigo congelatore e un frigo per il deposito delle verdure, un frigo lievitazione che serve proprio per la panificazione.